titolo, cioè per trovare un titolo qua è la cosa più complicata, non è fare un messaggio, comunque una predica, è proprio dare un titolo. E il titolo l'ho trovato, grazie a mia moglie, come un albero. E volevo leggere questo. Premessa, quello che sto dicendo stasera forse non vi servirà stasera, ma vi servirà per il futuro. O anche in questo momento voi siete sicuramente delle persone ripiene di quello che sto dicendo, perché io parlerò di una caratteristica, parlerò oggi di alberi, parlerò di persone integre, persone serie. E io volevo, l'Apostolo Paolo, se voi leggete le lettere, molte volte incoraggia, e ci sono alcune volte dice mancanza questo, mancanza di quello, comunque, o quando c'ha delle cose migliori, l'Apostolo Paolo diceva alle lettere, nelle lettere diceva, guarda, tu Colossesi sei bravissimo sull'amore, o Efesini, tu sei questo, hai grande questo. E io invece vi incoraggio stasera, se stasera vi sto dicendo delle cose che voi già ci avete, abbondate sempre di più. L'Apostolo Paolo diceva abbondate, anche se avete amore, abbondate sempre di più. E noi dobbiamo essere così. Stasera vi darò questa piccola predica che Dio mi sta parlando prima a me. E voglio leggere praticamente Daniele 6:4. Il verso precedente parla di Daniele, questo grande profeta, parla che aveva uno spirito straordinario, quindi non ve lo leggo prima, ma vi leggo il versetto 4, che dice così: allora i capi e i satrapi cercarono di trovare un'occasione per accusare Daniele circa l'amministrazione del regno, ma non potevano trovare alcuna occasione né alcun motivo di reprensione, perché egli era fedele, non c'era in lui una mancanza da potergli rimproverare. In una versione diversa dice così: e cominciano a informarsi se Daniele aveva commesso qualche colpa nei confronti del regno, ma non potevano trovare, perché egli era integro nella sua onestà e egli non poteva rimproverare nulla. La parola che è risaltata tanto è riprensione, che poi faccio quello esperto. La parola che ho trovato, questa parola qua, irreprensibile, la definizione irreprensibile significa questo, significa a cui non si può muovere alcuna critica, alcun appunto, improntata a una rigorosa onestà e correttezza. E poi c'è una parte che c'è scritto vestito impeccabile. Davide poco fa stava parlando di vestiti sporchi. Ma quando una persona è irreprensibile, quando una persona seria, ha un vestito pulito, con senza pieghe, con gli accessori giusti. E poi questa cosa qua. Perché vi dico questo? Una frase che ha detto Gandhi disse una volta in un libro, c'è scritto in un libro che praticamente si chiama La squadra ideale di Dio, che è bellissimo questo libro, parla proprio dell'unità della Chiesa, una squadra ideale per Dio, e dice questa cosa qua, Gandhi, sarei diventato cristiano se non avessi osservato i cristiani. Anche se noi stiamo facendo già la differenza, ragazzi, io questa cosa qua lo prendo solamente in una minima parte, perché noi comunque siamo dei cristiani seri, noi come stiamo lottando, siamo persone che stiamo facendo la differenza, molto di più, ragazzi. Per questo dico, dobbiamo essere riprensibili, perché la gente vede quello, non quello che predichiamo, ma quello che viviamo. Molte volte noi non pensiamo quello che predichiamo, cose belle, ma alla fine non viviamo quello che stiamo predicando. È questo che mi sconvolge di più, è quello che dicevo. Era una sera triste, molto giù di morale, dicevo, perché tra noi cristiani ci litighiamo, cioè abbiamo dei discorsi e non ci perdoniamo? È incredibile questa cosa qua. O critichiamo altre persone che sono venute da poco tempo in chiesa e diciamo, ah, questa persona così, gossip, parlare male. Io rimango scioccato, dico, Dio, ma perché dobbiamo essere così? Perché dobbiamo essere queste persone qua? Perché noi possiamo fare la differenza. Gandhi può dire quello che vuole, noi stiamo cercando di cambiare noi stessi e stiamo cercando di portare frutto, però Gandhi ha questa parola perché molte persone predicavano quello che non vivevano poi. E il problema è questo. Irreprensibile significa avere anche essere figli, noi siamo figli di re. E molte volte noi come re
sappiamo la teoria, saremo nella pratica, ma ci vestiamo non come figli di re, ma ci vestiamo con la felpa, l'infradito e il pantaloncino, e andiamo in giro così, invece di usare le cose migliori del regno. E io rimango scioccato che quando noi parliamo di Dio, parliamo bene, siamo bravissimi, il primo io sono bravissimo, ma io dico, non vivo l'amore che c'è, la gentilezza, l'educazione. Oggi il pastore Punto diceva, ha parlato di veri uomini gentili, o comunque, ragazzi, manca la gentilezza, manca l'amore. Ripeto, se voi avete questo, non è una cosa, ma abbondate sempre di più. Se avete amore, abbondate sempre di più. Non sto dicendo che ho avuto questa rivelazione del cielo, noi non abbiamo questo, non sto dicendo questo. Se l'abbiamo, abbondiamo. Se non l'abbiamo, cerchiamolo. Ok? E parlerò di... Dio mi ha parlato tantissimo sugli alberi. Non mi sono fumato niente perché non uso droghe. Però molte cose pensiamo che ho avuto proprio delle rivelazioni proprio tramite questa cosa l'anno scorso in Austria con il pastore Clarissa Michele, siamo in Austria, e Dio veramente mi ha parlato sull'albero in generale, e in questa settimana Dio mi ha dato delle rivelazioni proprio semplicissime che tutti noi sappiamo. Allora, la prima, l'albero come è formato? Radici, la prima parte delle radici, e proprio sulle radici, le radici sono, deve essere una delle nostre caratteristiche come cristiani, mettere radici nel luogo che stai frequentando. Siamo in questa chiesa, ragazzi, mettete radici, amate la visione, amate i vostri life, amate, quindi quando tu metti radici stai facendo qualcosa che stai per crescere. Ragazzi, le persone che non hanno radici se ne andranno e non verranno avanti, quindi mettete radici, state dentro con il terreno perfetto. Le radici cosa fanno? Ho studiato in questo periodo, perché a me piace comunque quando devo portare qualcosa, devo capire cosa c'è. Le radici cercano acqua e altre ferro e altre sostanze nel terreno. E Dio ha parlato che l'acqua raffigura lo Spirito Santo. Vi dico questa cosa qua. Ho letto questo titolo dato delle radici, l'importanza di ciò che non si vede. Molte volte noi non sappiamo, noi vogliamo vedere subito, ma realmente ci sono delle persone che sono con le radici profonde e cercano lo Spirito Santo. E vi dico questo, già parlo dell'altro step, se hai radici profonde hai rami alti. I rami alti poi vi spiegherò che cosa sono. E io sono sicuro che quando mettiamo radici nelle nostre chiese, radici nella visione della nostra chiesa, possiamo veramente entrare in linea con lo Spirito Santo. Poi, aveva ragione mia moglie, mettiti i colori e non vedo proprio niente. Cioè, aveva ragione, chi è fidanzato da poco, mi raccomando, ascoltate le vostre ragazze, soprattutto nel matrimonio dopo. Allora, ok, infatti qua ho perso tutto perché tronco, il tronco, Dio mi ha parlato seriamente, mi ha parlato proprio del carattere della persona, il carattere dell'uomo. In questo tempo sono caduti 400 alberi a Milano, sono caduti 400 alberi perché sono stati spezzati, non sono stati sradicati ma spezzati. E Francesco, il pastore Ciccio, mi diceva proprio questo. Mi diceva una cosa, che lui ha visto tante battaglie mie, anche le sue. Ognuno di noi ha delle battaglie, ognuno di noi sta affrontando dei periodi migliori. Bene. Okay. Il vero problema è che ci sono delle situazioni che molti cristiani si litigano in chiesa, hanno problemi con il fratello e se ne vanno, hanno problemi con il pastore e se ne vanno, hanno una cosa che non va e se ne vanno, succede qualcosa, un problema economico, lasciano la chiesa, hanno un problema con la moglie, con la fidanzata, qualsiasi cosa, lasciano Dio. E tu dici, perché stai parlando del carattere, il tronco del carattere? Il carattere è veramente, Dio vuole delle persone con un carattere forte, con un carattere veramente serio, che non si spezza davanti alle tempeste.
Io, chi conosce la mia storia, ultimamente praticamente mia figlia stava per morire, ha avuto 45 minuti di convulsione a gennaio, e non respirava, ha avuto problemi, ha rischiato la vita, era codice rosso, però grazie a Dio, Dio l'ha salvata, era un attacco diabolico, perché lei non si riprendeva, era 45 minuti, molti bambini quando fanno questa, succede questa cosa, non dovrebbe più parlare bene, potrebbe avere difetti, camminare male, e potrebbe avere veramente di tutto. Perché vi spiego questo? Il penultimo attacco c'erano i pastori Punta e Stefi, a casa nostra che stavamo cenando, stavamo pranzando, e ha avuto un attacco. E il pastore Stefi, hanno visto proprio questo, mi ha dato l'ospedale insieme, eccetera, eccetera. Era meno grave di quello che è successo, però è stato brutto pure, perché comunque quando una bambina o un bambino, chi è padre, chi è, o chi ha nipotini, può capire alcune cose, fa male, fa molto male. E c'è una cosa che mi ha, che parlavamo con il pastore Punto, perché noi abbiamo comunque, ragazzi, noi cristiani non siamo immune agli attacchi. E ho detto al pastore Punto, ho avuto problemi economici, ho avuto problemi con alcune persone che mi hanno ferito dalla Chiesa, perché feriscono le persone della Chiesa, il primo io sono ferito poi. Ci sono persone che ho avuto contrasti, ho avuto problemi con queste crisi, ho avuto problemi anche con mia moglie, può succedere, ragazzi. Siamo 10 anni sposati, fra poco, 13 anni, sono 13 anni, quindi è un percorso, quindi è successo alcune volte nella crisi difficoltà. Ha detto, l'unica cosa, la cosa più tremenda è proprio vedere tua figlia che sta per morire, perché stava per morire. E io ho detto al pastore Punto, eravamo all'ospedale, al pastore Stefi, parlavamo e dicevo, ancora siamo qua però. Ancora siamo qua in questi anni, perché comunque vedo ci sono tanto riciclo di ragazzi che vengono in chiesa. Siamo ancora qua. Non mi interessa se ci sono problemi, non mi interessa, ci sono delle situazioni, io confiderò in Dio con mia moglie e io so che staremo fermi nella chiesa dove ci sentiamo amati, dove ci sentiamo benedetti, dove ci sentiamo una famiglia, perché questo significa mettere radici, e quando ci metti radici c'è il tronco forte, e il forte quando ci sono tempeste non si spezza. Io penso che molte volte noi ci stanchiamo per banalità, contrasto con la migliore amica o qualcosa in chiesa, non veniamo più in chiesa perché ti vergogni di parlare con quella persona, o ci sono problemi e signora non riesco a studiare, e lasciamo Dio per alcune volte per gli studi o per le cose, perché diamo più importanza a altre cose che non a Dio. E anche se siamo più piccoli, io parlo anche per i ragazzi, cioè io sono grande, però parlo per tutta la fascia dell'età, perché gli alberi sono, possiamo essere tutti, siamo in fase di crescita, in fase di cambiamento. Poi, i rami. Come dicevo prima, se hai radici profonde, avrai rami alti e forti. L'ho letto, non lo sto inventando io, ho letto alcune cose, e mi ha fatto riflettere questa cosa qua. I rami sono le nostre preghiere. Più intimità c'è con lo Spirito Santo, più i rami si accrescono e le tue preghiere sono forti per tenere il frutto che sta arrivando. Perché io parlerò adesso del frutto. Quando ci sono radici forti, ci sono rami forti e ci saranno frutti buoni. È proprio questo, Dio mi parla proprio di questo. I rami, ci sono anche le foglie. Le foglie servono per dare ossigeno attraverso il sole. Parlerò del sole dopo. E molte volte parlavo questo con mia moglie, molte volte, io parlerò anche dei frutti, perché molte volte la gente, i frutti, mangeranno i frutti, i nostri frutti. E se abbiamo delle relazioni sane e abbiamo dei buoni frutti, la gente mangia, ma questo ne parleremo dopo. Parlerò anche delle foglie. Le foglie sono che portano rinfresco. C'è gente che cerca rinfresco da noi. E dobbiamo essere degli alberi ripieni di foglie, dove c'è veramente ossigeno, perché la gente sta morendo e non ha ossigeno, e noi abbiamo bisogno di dare ossigeno attraverso il sole. Il sole, una cosa fondamentale, il sole è per me la parola di Dio. La parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Questo significa il Salmo 119, versetto 105. La luce provoca qualcosa nelle foglie o nell'albero che si chiama la fotosintesi clorofilliare. Madonna, no scherzo.
serve per, è una trasformazione. Anche in Romani c'è scritto questo, la, anche in Romani parla di trasformazione della mente, rinnovamento, è leggendo la parola. E io penso che la luce di Dio è il nostro sentiero e fa dei processi. E dice questa, dice che ci sono dei processi che cambiano anche glucosio, cioè fa diventare cioè trasforma, c'è un processo che produce zucchero. Scusate, ma è molto tecnico, io non sono bravo a queste cose. Sono un chimico biologico comunque, cioè io sono un tecnico di laboratorio, a prescindere. L'avevo studiato questo. E questo processo il sole libera, attraverso le foglie, libera ossigeno. Quando c'è la Bibbia nella nostra vita, la parola di Dio, che ci cambia e ci trasforma, noi possiamo dare agli altri, possiamo trasformare gli altri perché diamo ossigeno alle persone, perché attraverso la luce di Dio che riflette in noi. E questa cosa qua, Dio mi ha parlato proprio forte, abbiamo bisogno di questo. Sono cose semplici, che le ripetiamo sempre, ma dobbiamo farlo un concetto nostro. Poi, arriviamo ai frutti. Era quello, perché i frutti si collegano alla nostra vita, essere irreprensibili. I frutti, leggiamo Galati 5, 22, dice così: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Sono 9 frutti, 7 sono per gli altri e 2 sono per noi. Autocontrollo e mansuetudine serve per noi, ma gli altri? La gente vede quello che noi siamo, la gente vede quello che noi produciamo. Faccio un esempio. Amore. Io non parlo, io non mi ho una discussione con mio fratello, non ti parlo. E che amore stiamo vivendo, ragazzi? Che amore stiamo vivendo? Che amore stiamo vivendo? Ho la gentilezza. Ho la gioia, ci sono cristiani che proprio praticamente, cioè, aiutami tu Gesù, mamma mia, cioè, la gioia per niente, che come va? Succede ragazzi, io, c'è Pastore Ciccio, c'è Marco, i miei amici, anch'io mi sfogo. Però cerco di sempre di ridere, essere ripieno dello Spirito Santo, anche nei momenti più schifosi della nostra vita, nei momenti più brutti, dipende da Dio. Non è facile, però noi dipendiamo dallo Spirito Santo, lo Spirito Santo sono le nostre radici e noi dobbiamo portare gioia, perché la gente vede il tuo sorriso, non vede quello che stai facendo. E io proprio, veramente dobbiamo cercare Dio ancora di più. E i frutti sono per gli altri, non sono per noi. E ci sono persone che, ci sono 3 tipi di frutto che noi possiamo maturare. Un frutto immaturo e acerbo, il frutto maturo e il frutto che cade dall'albero. Il frutto immaturo o acerbo fanno schifo, i frutti quando sono brutti, perché sono duri, non hanno sapore, non hanno gusto, e sono quelle persone che sono poco in chiesa, sono comunque sono tanto stanno in chiesa, ma vogliono accelerare i piani di Dio nella loro vita, o comunque vogliono affrettare le cose che Dio non vuole che affretti. Ad esempio, sto facendo un esempio. Sai, ho visto quella bellissima ragazza. No, tesoro mio, ascoltami bene. Adesso tu hai problemi, hai delle ferite, devi guarire ancora. Quindi, quello che sto dicendo è questo. Amore immaturo, vera relazione, perché questi frutti sono anche per dare relazione alla futura ragazza, al futuro uomo, donna, uomo, donna, ragazzi. Relazioni... Quindi questa cosa qua, il discorso è questo, quando noi cerchiamo di amare, anche avere delle amicizie sane, dobbiamo essere persone con amore, con gioia, con pace, tranquillità. Sono frutti che poi non ve le spiego uno per uno, perché sennò usciamo domani, però è quello il senso, avere dei buoni frutti. Frutto maturo. È quello classico, quello che siamo pronti, ci siamo. Siamo delle persone che possiamo dare relazione, possiamo dare, rispettare. Ragazzi, quello che sento proprio è un'urgenza anche nel mio cuore. Quando noi amiamo, onoriamo le persone. Quanto onoriamo i nostri leader? Quanto onoriamo i nostri discepoli?
quanto tempo investiamo, quanto siamo gentili con le persone, quando siamo gioiosi, quando siamo con le persone, la gente dice: wow, che bello stare con Seba, wow, che bello stare con Davide, che bello stare con Jane. È bellissimo perché c'è gioia, ci divertiamo, ci rilassiamo. È questo che siamo irreprensibili, quando abbiamo tanti frutti per dare. Non dico che devi essere perfetti, non sto dicendo questo, ragazzi. Io non posso parlare mai di perfezione, perché perfezione è il sangue di Gesù Cristo che ci rende perfetti, non siamo noi. È la passione che abbiamo per Gesù e il sacrificio che abbiamo per Gesù. Quello, sbaglieremo, cadremo, faremo degli errori, perché non nessuno è santo. È il sangue di Gesù che ci rende diversi, è il sangue di Gesù che ci rende, ci trasforma. E quello che mi fa riflettere è proprio questo. Frutti maturi che possiamo dare agli altri. Io molte volte dico: quando vedono me, la gente cosa mangia? Quando vede me, a me e mia moglie, quando stanno con me, cosa mangiano? Gioia, onore, gentilezza, pace, tranquillità. È normale che ci sono dei processi, che stiamo crescendo. È normale che ci sono delle situazioni che dobbiamo crescere. Io certe volte l'autocontrollo non ce l'ho. Cioè, fidatevi di me, sono calabrese, quindi parte l'embolo calabrese, però... c'è un processo, ma quello che voglio dire è quando siamo con le persone e viceversa, quando siamo anche con altre persone, noi cosa mangiamo? Perché molte volte noi siamo con persone che ci fanno del male, sono le persone che mangiamo del cibo spazzatura, perché ragazzi ricordatevi che vi sto leggendo solamente i frutti dello spirito, il frutto dello spirito, che è solamente uno, poi sono varie varie forme. Ma quello che voglio dire è, conosciamo delle persone che non mangiano frutto buono, ci sono i frutti cattivi, cioè i frutti della carne. Quindi se noi andiamo a leggere precedentemente, leggiamo cosa possiamo mangiare dalle persone. Ragazzi, noi dobbiamo essere ripieni di frutti, perché la gente deve vedere la differenza, perché dobbiamo essere irreprensibili, dobbiamo essere persone che dicono: wow, quando Samuele... guarda, c'è un verso che è bellissimo, che dice in... ora lo leggo, che è molto bello. Sto per concludere. Dice così: una buona reputazione vale più dell'olio profumato. Ragazzi, quando tu c'hai una buona reputazione, quando tu sei una persona che è ripiena di frutti, quando passi lasci profumo, la gente vuole stare con te, la gente non si annoia, la gente si diverte, la gente vuole mangiare da te. Ragazzi, dobbiamo essere ripieni di frutti. Seconda cosa, niente, non ce ne sono seconde cose. No, vi dico tre chiavi per essere un albero fruttifico. Tre chiavi dico. La prima chiave, devi chiuderti nella stanzetta. Semplice. Nessuno te lo può insegnare. Noi possiamo essere dei conduttori, che possiamo insegnarvi delle teorie che poi dovete farle voi pratica con lo Spirito Santo. Seconda chiave, chiuderti nella stanzetta. Di nuovo. Tu dici: ma perché? È là dove ci trasforma lo Spirito Santo. È là dove c'è l'acqua santa che ci fa ricrescere veramente le radici. Terza chiave, chiudete nella stanzetta. Non basta mai, non basta una volta solo questo, basta più volte, deve stare sempre alla sua presenza. È là cresci, là che trasformi, là la sua parola. Poi ci sono, come ho detto, il sole, che è la parola di Dio. Leggiamo la parola di Dio. Ragazzi, sono cose scontate che non facciamo. Cioè, non è che ve lo dico, non lo facciamo, perché molte volte ci perdiamo. E se lo fate... fatelo di più, come dicevo prima. L'Apostolo Paolo dice sempre questo: abbondate sempre di più. E io credo questo. Pianola, una cosa, c'è qualcuno? Facciamo quelle... e volevo leggere l'ultimo verso. L'ultimo verso e poi preghiamo un po'. E dice così in Geremia 17:8. Egli è come un albero piantato vicino all'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorge quando viene la calura e il suo fogliame rimane verde.
nell'anno della siccità e non ha fanno e non necessita di portare frutto. Perché ho parlato di questo tema qua? Perché molte volte vogliamo cambiare il mondo, ma non cambiamo noi stessi. Molte volte la gente quando ci vede ci evita. Quante volte le persone sono ferite dai nostri atteggiamenti, che chiamiamo Gesù. Io penso che veramente dobbiamo essere persone corrette, persone serie, persone affamate di Dio, persone che quando veramente ci vedono, wow, Samuele, sei veramente ripieno di Dio. E quella è la differenza. Io dico sempre a Dio quando prego, dico proprio questo, dico, non mi interessa niente. Io voglio servirti, voglio amarti, voglio essere pieno di te. Non mi interessa quello che faccio, non mi interessa la vita difficile, perché possiamo scrivere, io e mio amico possiamo scrivere due volumi di battaglie, di dolori, di sacrificio. Ma io penso proprio questo, penso che dobbiamo essere persone irreprensibili, persone integre, persone gentili. Io so che Dio farà questo. E se vogliamo alzarci in questo nuovo tempo, io so veramente che Dio farà questa cosa. Anche se non in questo momento siamo pieni, Dio ci inonderà della sua presenza per crescere sempre di più. Io credo veramente questa cosa qua, che siamo una generazione veramente che smentiremo Gandhi, lo smentiremo nel nome di Gesù, che ci conosceranno come persone serie, come persone con caratteristiche, cristiani veri. Io proprio vorrei veramente, e vorrei fare parte di questa cosa qua insieme a voi, proprio essere persone integre, irreprensibili, con un vestito degno di un padre meraviglioso.